Salve a tutti, sono Francesco Samani e in questa nuova lezione affronterò un tema molto importante per tutti coloro che insegnano e aspiranti insegnanti che si apprestano a fare il concorso, scuola docenti 2020, non so se poi andrà a finire anche nel 2021, probabilmente sì, e riguarda questa lezione riguarda la teoria dell'apprendimento. Allora, consiglio di guardare i video tramite computer o tablet da 10 pollici e qualora volesse usare lo smartphone potreste avere qualche difficoltà con le dimensioni del carattere. Io cercherò di scrivere un pochettino più grande e in ogni caso tutto quello che scrivo lo dico anche verbalmente e non viceversa, quindi anche ascoltando la lezione avrete comunque una panoramica abbastanza ampia relativamente all'argomento di interesse e in particolare relativamente all'argomento dell'apprendimento, che è qualcosa di veramente importante, focale nella scuola. È un fenomeno che richiede la compresenza di svariate e diverse, quindi diverse funzioni cognitive, questa lezione sarà di introduzione, lo dico subito, perché volgere in un'unica lezione tutto quello che c'è da dire sull'apprendimento in generale non è possibile. Cioè, servirebbe molto tempo. Io cerco anche di fare una sintesi. Ovviamente le funzioni cognitive quali? Rivediamole un pochettino per chi magari, come giusto che sia, per chi ha un doppio lavoro e non ha molto tempo per ripassare, all'interno di questa lezione io farò dei richiami su tutto ciò che dico e su tutto ciò che potrebbe non essere banale per i più. Ad esempio, le capacità attentive, quindi l'attenzione, è una funzione cognitiva. Le capacità di immagazzinare dati, quindi la memoria. La capacità, cogito ergo sum, no? Penso, quindi sono, la capacità del pensiero, il pensare, il ragionamento. Ovviamente, l'apprendimento si basa anche su altre capacità di tipo sensoriale, motorio, psicologico e quindi anche di tipo socio-relazionale. Le teorie sull'apprendimento riguardano un periodo di ricerca scientifica che va da almeno gli anni del 1950 e ad esempio un esperimento importante del 1960 condotto dallo studioso Albert Bandura. Ovviamente, se i quesiti saranno risposta aperta, mostrare capacità culturali specifiche, pedagogiche, andrà a tutto vostro vantaggio. Ci fu un esperimento chiamato l'esperimento della Babbola Bobbo, nel quale essenzialmente si evidenziò che cosa? Che un comportamento aggressivo dei bambini poteva essere frutto di una condotta che veniva osservata nell'adulto e riprodotta per imitazione. Quindi, bambino aggressivo,
In questo caso, una delle cause, quindi uno dei fattori, che cosa poteva essere? Condotta aggressiva degli adulti. Quindi cosa accadeva? Si ripercuoteva sulle caratteristiche aggressive del bambino che imparava per imitazione. Questo tipo di apprendimento è un tipo di apprendimento passivo. Cioè non riguarda. Il bambino non apprendeva attivamente, volutamente. Viceversa, l'apprendimento attivo riconosce l'intenzionalità del voler apprendere e considera le abilità acquisite come un esito di un esercizio volontario ripetuto. Le teorie psicologiche sull'apprendimento partono all'inizio da una concezione passiva dell'uomo, visto come organismo che semplicemente risponde agli stimoli ambientali, e in questa frase potremmo dire, questa frase la potremmo riassumere con la parola comportamentismo. Lo analizzeremo meglio. Per arrivare poi all'avvento delle scienze moderne, delle neuroscienze, degli esami in visus, ad esempio come la risonanza magnetica funzionale, che hanno permesso di individuare con miglior precisione molti dei correlati neuronali legati ai processi di apprendimento. E quindi adesso si può asserire con sufficiente certezza quali sono i circuiti neuronali responsabili delle abilità strumentali di lettura, scrittura e calcolo? Allora, a questo punto voglio fare qualche approfondimento relativamente alla linea della prospettiva comportamentista che nasce nel 1900, quindi riusciamo a dare anche un'etichetta storica, un periodo storico relativamente alla teoria e alla nascita di queste teorie, che essenzialmente vedono lo psicologo John Watson vedono questo psicologo fare studi nel quale vedono, come detto in precedenza, si focalizzano soprattutto sull'apprendimento passivo. Apprendimento passivo. Che cosa sosteneva in sostanza? Che l'apprendimento fosse determinato da meccanismi di tipo stimolo-risposta, c'è cioè uno stimolo, c'è cioè una conseguenza-risposta. Quindi c'è questa funzione di stimolo-risposta che sono predeterminati e quindi che non chiamano in causa i fattori cognitivi, motivazionali dei motivi dell'individuo. Pavlov Petrovich Pavlov, fisiologo russo, a quanti minuti sono di registrazione? Vabbè, 9 minuti posso continuare. Fisiologo russo. Dimostrò attraverso esperimenti, molti esperimenti relativi alle conoscenze della mente umana,
sono stati condotti sugli animali, su cani, su topi, eccetera, eccetera. In particolare fece esperimenti sui cani, nei quali riuscì a far emergere attraverso questi esperimenti delle teorie relative al condizionamento classico. Quindi, che cosa accadeva? Sfruttando la risposta riflessa della salivazione del cane dinanzi alla presenza del cibo, ossia il cane vedeva il cibo, cominciava ad avvenire il primo processo digestivo, ossia quello della salivazione. Pavlov dimostrò come l'animale potesse essere condizionato a produrre la stessa risposta in presenza di uno stimolo neutro, ad esempio, suonava il campanello. Quindi ogni volta che gli metteva il cibo davanti, faceva suonare il campanello. Dopo 5, 6, 10 volte in cui contestualmente avveniva la ripetuta presentazione di cibo e suono del campanello, che cosa accadeva? Quindi c'erano tre fasi. Prima fase, salivazione. Vedeva l'animale, il cane, vedeva il cibo. Nella seconda fase veniva mostrato il cibo con la compresenza del suono della campanella. Salivazione più campanella. Questa era la risposta del cane. Nella terza fase veniva fatta suonare solo la campanella, quindi si sentiva solo il suono della campanella. E cosa avveniva? Il cane cominciava ad attivare la salivazione e questa risposta venne chiamata risposta condizionata. Quindi tenete presente che anche nell'educazione è possibile associare soprattutto dei rinforzi positivi, in questo caso per il cane mangiare e vedere cibo era vista come una ricompensa, e quindi che cosa accade? Accade che si può creare nell'essere umano una risposta condizionata se contestualmente a determinate risposte positive. Questo vedete bene, accade anche può avvenire anche in senso contrario, cioè rafforzare le risposte negative, rafforzare la violenza, rafforzare alcuni, purtroppo alcuni genitori, alcuni ragazzi lo fanno, cioè trasmettono questi valori impropriamente, spero anche inconsapevolmente, però tanta violenza che c'è viene anche diffusa attraverso ovviamente l'educazione, e diciamo l'aspetto, la caratteristica, la sequenza della risposta e della risposta condizionata è uno dei tanti metodi di apprendimento. Quindi ci si rese conto che a seconda della quantità delle stimolazioni suono-cibo prodotte si poteva indurre una risposta condizionata, la quale però aveva una curva di decadimento. Cioè, se determinati stimoli, quindi la salivazione più la campanella, a un certo punto non vengono più associati, ma viene fatta suonare solo la campanella, a un certo punto il solo suono della campanella non riprodurrà più la risposta condizionata. Quindi,
Il rinforzo, ogni presentazione attraverso uno stimolo neutro era importante. A questo punto, sempre Pavlov pose l'accento su due tratti fondamentali relativi all'apprendimento, che avviene attraverso generalizzazione e discriminazione. Vediamo nello specifico il significato. La generalizzazione è possibile quando un discente, uno studente, più che un bambino, inizia ad esempio a parlare e comincia ad esempio ad imparare la parola gatto. Qualsiasi quadrupede all'inizio potrà essere associato alla parola gatto, quindi potrà chiamare gatto un cane, una pecora, una mucca, eccetera, eccetera, così e così discorrendo. Quindi avviene una prima fase di apprendimento per generalizzazione. Quando è che imparerà definitivamente il significato della parola gatto? Quindi, quando è che l'apprendimento si completerà in maniera corretta? Ci sarà bisogno della capacità di differenziare il gatto dagli altri quadrupedi e quindi quando il bambino inizierà a discriminare i diversi animali appartenenti a questa categoria, finalmente imparerà il vero significato della parola gatto. Ovviamente queste prime scoperte, del tutto corrette, non sono, sufficienti per spiegare i processi cognitivi, i processi dell'apprendimento dell'essere umano. Andiamo avanti, sempre con la prospettiva comportamentista, e parliamo di un altro tipo di acquisizione che è l'apprendimento. Questo è molto comune anche tra noi adulti, apprendimento per prove ed errori. Che cos'è? Un comportamento che viene agito in maniera casuale, se produce un effetto piacevole e desiderato, viene appreso e ripetuto nel tempo, ma tale apprendimento avviene anche un pochettino, diciamo, per casualità, scoperta, curiosità. E ovviamente, a meno che una persona non sia sadica o masochista, se l'apprendimento produce effetti positivi, quindi è positivo, verrà preso come un comportamento da ripetere, se invece sarà negativo, verrà scartato. E quindi che cosa prova, che cosa avviene nel tempo attraverso o tramite l'apprendimento per prove ed errori? Lo scarto dei comportamenti inutili e la ripetizione di comportamenti efficaci. A questo punto è importante parlare anche di Skinner, che partendo da tali esperimenti elaborò il modello del condizionamento operante, secondo il quale, quindi Skinner, condizionamento, lo metto virgolettato, operante, così aggiungete conoscenza alla vostra conoscenza, che è il frutto di un processo di apprendimento di interazione volontaria tra uomo e ambiente.
La probabilità che quindi un'azione venga ripetuta dipende dalla sua conseguenza. Più è piacevole e utile, più l'attitudine comportamentale si consolida. E quindi viene selezionato un determinato comportamento. Ovviamente qui accade anche che, soprattutto nei disturbi dell'essere umano comportamentali, non venga sempre selezionato il comportamento giusto. E quindi soprattutto nell'educazione dei bambini e degli studenti è di fondamentale importanza dare dei modelli di comportamento giusti e corretti e analizzare, individuare subito dei comportamenti scorretti, perché se provoca piacere un comportamento negativo, ovviamente il discente andrà a riproporre nel tempo quel comportamento negativo. A questo punto è importante quindi parlare del rinforzo positivo da parte dell'insegnante nei confronti dello studente. E che cos'è? Di fronte a un comportamento problematico si può essenzialmente rimproverare il bambino e serve, quindi la fase del rimprovero piuttosto che la fase del rinforzo. E ovviamente questi due elementi possono coesistere, ossia il bambino sbaglia ed è stato dimostrato che invece che reiterare, quindi rimproverare più volte il bambino, ogni volta il bambino sbaglia, qualora il bambino sbaglia viene sempre rimproverato, si dimostra che invece è molto più forte il metodo del rinforzo, nel quale viene elogiato, rinforzo anche chiamato anche rinforzo primario, viene elogiato e apprezzato il bambino per tutto quello che fa di giusto, per il lavoro sforzo, scusate, per il lavoro svolto, quindi la fase del rinforzo. A lungo termine, rinforzare un comportamento positivo è nettamente più efficace che punire un comportamento negativo. A lungo termine, rinforzare un comportamento positivo si rivela maggiormente efficace rispetto al punire un comportamento negativo. Bene, con questo io direi che è tutto. Abbiamo affrontato una bella parte di programma e per cui mi ritengo soddisfatto. Ovviamente questa è solo la parte introduttiva relativamente alla fase e alle teorie dell'apprendimento. Con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.